fai il tuo debutto all'Adriatico in campionato, passano pochi minuti, Vergani conclude, tu eri lì sul tapin, credo che è la serata perfetta. Sì, penso che non esista esordio migliore, sono emozionato di aver fatto il primo gol con questi colori, andare a esultare sotto la curva, qualcosa che finalmente si avvera, per me è un sogno, dispiaciuto per il risultato finale perché non ce lo meritavamo dopo il gran secondo tempo che abbiamo fatto, come ha detto il mister ci siamo leggermente abbassati e loro all'ultima occasione ci hanno puniti. Vai, raccontaci il gol su quell'azione di Vergani. Ma non c'è niente da raccontare, mi ricordo solo la corsa verso la curva, sentivo che la palla arrivava lì e bisogna anche farsi trovare al momento giusto, al posto giusto. Andrea, ora Baldini lo aveva detto, quando vedo i giocatori che si allenano bene io li premio, insomma è stato di parola. Sì, ringrazio il mister, lo ringrazio tanto per la fiducia, non ha mai smesso di credere in me e oggi ha dimostrato buttandomi in campo, non era facile in una partita così difficile, soprattutto per me, soprattutto perché era anche l'esordio per me, quindi lo ringrazio per la fiducia e sono pronto a lavorare, a combattere ancora con la squadra. Sei stato anche protagonista di alcune belle giocate, su una avete anche chiesto un calcio di rigore, c'è stato un tocco di mano? No, non mi ricordo, solo l'azione che ho fatto e dove ho preso la punizione, però non mi ricordo del rigore. Allora, probabilmente era su Bentivegna. Una domanda da studio di Massimo Profeta o Fabio Ferraresi per Andrea Ferraris. Complimenti a Ferraris, la domanda di Fabio Ferraresi. No, io mi associo anch'io ai complimenti al ragazzo. No, una curiosità volevo chiederti Andrea, io dalla tribuna ho avuto la percezione che il campo all'inizio fosse molto bagnato e il Pescara ha fatto un po' di fatica anche per questa cosa qua, non so se me lo puoi confermare tu che eri no, più vicino. No, non penso, grazie dei complimenti, ma non penso, il campo era in perfette condizioni come lo vogliamo noi, la palla che scorre perfettamente, il campo bagnato e non penso sia stato un problema, anzi solo un vantaggio per noi perché è difficile trovare dei campi del genere soprattutto in questo campionato. Perfetto, io ringrazio Andrea Ferraris, complimenti per il primo gol, tra l'altro primo tra i professionisti, no? Sì, primo tra i professionisti e ringrazio la società, ringrazio il mister, ringrazio i compagni per la fiducia e la mia famiglia soprattutto, la mia fidanzata e spero sia il primo di una lunga serie. Posso fare una domanda difficile per chiudere? Più emozionato il primo gol tra i professionisti o quando Palladino ti ha fatto giocare con la Juventus? Ma sono due cose diverse. Scegli, dai. L'emozione di andare sotto la curva è qualcosa di indescrivibile che non avevo mai provato, quindi scelgo questo.